Giovanni Cavallari, dopo l'approvazione del rendiconto in Consiglio Comunale, ancora le polemiche sui dati. Quali polemiche? Beh, diciamo che il rendiconto è stato portato con delle osservazioni dei revisori dei conti, cioè non era stato neanche fatto il piano triennale della razionalizzazione della spesa. Questa mattina mi sono pervenute a casa in qualità di capogruppo le delibere di approvazione del consigliari, delibere di giunta e ho trovato che tra le delibere c'è anche la delibera sulla razionalizzazione della spesa, cioè cosa che sta a significare che il comune era distratto, l'amministrazione era distratta e non l'ha fatto prima, l'avrebbe dovuto portare insieme al rendiconto. Altra cosa che si è verificata durante l'approvazione del rendiconto è che alcuni dati, cioè alcuni dirigenti avevano previsto dei tetti di spesa che non potevano essere superati ai sensi del DL 78, che invece sono stati superati. E nonostante sono stati superati, quindi controvertendo una determina dirigenziale, ma inoltre verificando i mandati che erano allegati al rendiconto, abbiamo visto che forse non erano solo quelle spese, ma ce n'erano anche delle altre. Questo dimostra la distrazione continua e l'incapacità gestionale di questa giunta comunale e inoltre il rendiconto rappresenta per me semplicemente un risultato ragionieristico, i dati ridanno, va tutto bene e non ci sono problemi. Il concetto politico però è diverso, che in una situazione come questa noi continuiamo a vivere una situazione di aumento della pressione fiscale e della pressione tributaria. Mi sembra troppo semplicistico, mi sembra una cosa abbastanza arida per un comune capoluogo di provincia.